Mi trovo a Santa Lucia, frazione di Sesta Cilento, in occasione dei solenni festeggiamenti Santa Lucia. Certamente è una gioia per tutti, ma è una gioia anche per me condividere un giorno così bello per una comunità. E allora ecco la mia presenza qui questa sera a condividere e a gioire del dono della testimonianza dei santi come Santa Lucia. Allora veramente ci aiuti il Signore a saper sempre condividere e a saper sempre donare serenità e gioia a tutti. Esatto, quest'anno festeggiamo Santa Lucia con la bella presenza anche del nostro vescovo. Un momento importante per tutta la comunità, pensate che qui il paese ha proprio il nome della Santa, quindi come festa è effettivamente sentitissima e quindi io sono felice di essere il parroco di questa bella comunità e felice di questi festeggiamenti che oggi abbiamo rivolto a questa bella giovanissima Santa. Signor Nicola, che significa per lei questa festa di Santa Lucia? Quest'anno si ripete la tradizione. È una grande festa per il paese e per tutto il cliente intorno, perché vengono un sacco di pellegrini a visitare la donna e noi siamo fieri e contenti. È una festa che io ho 83 anni e si svolta sempre da nelli in nelli. E quindi ringrazio Dio a quelli che amministrano e pure ai preti. E quindi facciamo una bella festa tutti gli anni. Quando la gente vogliono venire, possono venire a Santa Lucia. E quindi una festa lunga, una lunga tradizione. La tradizione è di anni fa, e quindi io avevo un libro del Cilento che parlava dell'Ottocento, dello Settecento. Avevo un libro, adesso l'ho perduto e non ce l'ho più, quindi e facciamo tante belle cose. Bene, io vi ringrazio, buon Natale. Grazie altrettanto a tutto il mondo.